La Carinzia è giustamente considerata il paradiso dei pescatori e naturalmente non solo da loro. I 200 laghi balneabili, la cui temperatura dell'acqua in estate raggiunge e supera i 28 gradi, il clima mite al sole dei versanti meridionali delle Alpi Carinziane, il paesaggio di rara bellezza con montagne svettanti e dolci profili collinari, la grande varietà dell'offerta per tempo libero, ma soprattutto la ricchezza culturale della zona delle Alpi Adria, fanno della Carinzia il sogno di una vacanza tanto sospirata. Bene, da qui, da questa piramide a 67 metri dal suolo, possiamo ammirare in tutta la sua bellezza la terra, questa terra della Carinzia ricchissima di acque cristalline e contaminate. In particolare da questa posizione possiamo vedere in tutta la sua bellezza il lago Wörthsee, è il lago, uno dei laghi più grandi dell'Austria, e altri piccoli laghi veramente incastonati in questa valle delle Alpi Carinziane. Hai veramente ragione, Giuseppe, questa è una torre panoramica che permette di avere a 360 gradi una visione completa di tutte le Alpi che circondano questa vallata, dove oltre al lago Wörthsee, che è il più grande probabilmente dell'Austria, se ne possono ammirare altri di magnifica fattura che la natura ci ha regalato, una cosa meravigliosa, assolutamente da vedere. E da questo suggestivo posto della Carinzia iniziamo il nostro mini tour europeo di Tubertini Feeder in Tour. Salve! Ciao! Ciao Francesco! Ciao Scott! Ciao Erika! Ciao Adriano! Ciao! Ciao! Grazie! Bene, siamo arrivati in questa splendida terra, la Carinzia. Siamo nell'hotel della famiglia Gargantini che ci ospita e ci dà la possibilità di trascorrere delle bellissime giornate di pesca a Federfish. Siete benvenuti, vi auguriamo una buona vacanza di pesca. Bene. Nelle nostre riserve. E come si dice in Austria, un buon Petri Eil. Grazie. Che non ha niente a che fare col buona pesca. Grazie, grazie Adriano. Sarebbe San Pietro, nominato da Dio pescatore delle anime. Grazie. E quindi Petri Eil. Bene, il tempo che Francesco ci prepari i permessi per poter pescare in questa riserva, è giusto? Sì, compiliamo i permessi e tutto pronto, lo accompagniamo. Abbiamo il piacere di essere ospiti della famiglia Gargantini, una famiglia naturalmente italiana che gestisce qui in Austria una splendida riserva. Siamo con l'amico Stefano Nonni, che naturalmente ci accompagnerà in questa avventura, e con Francesco, il più giovane della famiglia Gargantini, al quale chiederemo appunto come affrontare, visto che per noi è la prima volta che ci troviamo in questo paradiso, come affrontare questo fiume, la Drava. Siamo in Drava Grande a Five Streets. Come vedrete la portata d'acqua è importante, è notevole, quindi un'attrezzatura abbastanza robusta direi che è indispensabile.
Come pasturatori, che grammatura grosso modo ci consigli di utilizzare in questo Ma ruolo? Io starei intorno ai 100 grammi, 70-100 grammi di sicuro, è ottimo. Magari fare una canna con il Method e una pasturatore con i bigattini. Con i bigattini. Che specie ittiche potremmo naturalmente incontrare in questo posto? Allora, partiamo dal Nasen, che è un pesce tipico della Drava, molto simile alla savetta, che raggiunge anche 2-3 kg di peso e la taglia media si aggira sul chilo, chilo e mezzo, molto sportivo. Breme diventano enormi, una pizza anche di più, 3-4 kg. Speriamo di catturarle. Barbi, carpe, cavedani, trote, di tutto. Poi altri pesci più pregiati come temolo, corregone, bottatrice, insomma, c'è da divertirsi. Vediamo. Bene, siamo alle Armente, nel paradiso della pesca, con pesci nobili. Noi speriamo di offrirvi la cattura di qualche bel esemplare. Non ci resta che andare a pesca. Oggi in considerazione che dovremo affrontare un grande fiume con una considerevole portata d'acqua, quindi utilizzare pasturatori superiori a 50 grammi fino ai 100 grammi addirittura, abbiamo deciso di utilizzare la Next Generation Strong River da 4,20 m con un casting di 200 grammi. È una canna affidabilissima, costruita in carbonio tenace, che comunque rimane molto piacevole normalmente nei combattimenti. Ha degli attacchi a spigot, tre cimini naturalmente con una zona differente a seconda poi della distanza e del pasturatore che vogliamo naturalmente utilizzare. Altra particolarità della Strong River è il fatto di avere un attacco del mulinello, quindi la placca porta mulinello molto alta, e quindi ci dà la possibilità anche di effettuare dei lanci a lunghissime distanze. Primo pesce di questa avventura in Drava. Buongiorno, per questa sezione di pesca utilizzeremo la Focalize Feeder 13 piedi. Le Focalize sono canne dall'ingombro ridotto perché realizzate in 4 sezioni e si distinguono per la loro sensibilità e leggerezza. In effetti vediamo il fusto molto sottile, il manico in sughero per un'ottima presa anche per i lanci a lunga distanza. Sono dotate di 3 vettini di diverse potenze, di cui 2 in fibra di vetro e 1 in carbonio. Gli anelli sono in SIC e il manico in sughero ha degli inserti in EVA. In questo caso la abbiniamo all'Artica 2 6000, un ottimo mulinello dotato di grande potenza.
finalmente una bella cattura, degna sicuramente di questo bellissimo fiume, di questo posto meraviglioso. Francesco, oggi l'acqua è comunque bassa, vero? Sì, oggi è domenica, una giornata un po' particolare, praticamente non essendosi aperte le ditte in Austria, tengono l'acqua del fiume più bassa, quindi c'è meno corrente, questo ci permette magari di andare fuori qualche metro in più, comunque con pasturatori abbastanza pesanti. Quindi comunque verso il pomeriggio tardi dovrebbe risalire l'acqua, giusto? Sì, di solito verso le 5, le 6 risale, fa il corrente qui vicino a riva e il pesce tende a tornare sotto riva, direi che è il momento migliore. Migliore, quindi. Di sera. Sul consiglio di Francesco ci siamo spostati un po' più a valle perché molto in mente dove siamo con l'acqua bassa i pesci non entrano. Il primo lancio in corrente ed ecco una bellissima trota. No, non è una trota, un bellissimo salmerino. E tu riusciremo a slamarlo senza fargli del male. Un bel salmerino. Bravo, non capita tutti i giorni il salmerino a feeder, vero? Vero, un bellissimo pesce, che naturalmente adesso lo rilasceremo subito. Come potete vedere la varietà di pesci è notevole, abbiamo appena catturato una bellissima trota, una gradita sorpresa da prima. E ora gli diamo la giusta libertà. Guarda la bocca, piena di bigattini.
questo caso sto utilizzando una telica 13 piedi. E nonostante la molla del pesce si sta comportando veramente bene. Molto impegnativi i pesci di questo fiume. Mamma mia, finalmente la vera. Si sono spostati all'incirca di 50 metri alla fine del ricircolo d'acqua dove inizia la corrente e abbiamo subito catturato. Stefano ha preso una bellissima breme e adesso abbiamo un altro pesce in canna. Sono veramente combattive queste breme, sicuramente nulla a che fare con quelle di Ostellato, il pesce che tiene tranquillamente il fondo. Piega la canna in due ed è dura farle venire a guadino. Attenzione. Complimenti Giuseppe, bravissimo. Hai visto? Queste sono le breme della Trava, dei bellissimi colori, una brema tranquillamente che supera i 2 kg, bellissimo pesce, combattivo, veramente impegnativi. Un bel esemplare di Nasen catturato alla fine della corrente che adesso rilasceremo immediatamente. Come potete vedere, la scelta di cambiare la postazione di pesca si è rivelata giusta. Abbiamo già preso 2 belle breme e adesso un altro pesce.
Una postazione di fortuna, perché ci siamo spostati dal luogo in cui avevamo sistemato i nostri panchetti e ci ha portato alla cattura di tre bellissime breme. Naturalmente noi continuiamo a pescare perché l'ora è quella propizia. Per concludere questa giornata, finalmente un asen a dimostrazione di come lo spot giusto possa veramente cambiare in meglio la giornata di pesca. Bellissimo asen. Ricordano tantissimo la nostra savetta, hanno lo stesso muso, insomma, un pesce molto simile, combattivi come le savette, ma i dome fino alla fine, fino a quando non entrano nel guadino. A differenza delle savette, hanno delle pinne colorate di color rosso, bellissime. Bene, si conclude questa prima giornata del tour europeo in Austria, in Carinzia. Naturalmente, Stefano, abbiamo pagato forse lo scotto del debutto in questa. Sicuramente. Abbiamo pescato inizialmente in una zona con acqua un po' ferma. Abbiamo preso del pesce sicuramente, ma non tanto. Poi abbiamo deciso di spostarci, di provare una postazione più a valle, dove la corrente andava un po' di più. E abbiamo preso dei bei pesci in poco tempo, quindi sicuramente era giusta la scelta, però va bene così. La giornata comunque domani. La giornata è andata benissimo, dei bei pesci li abbiamo presi, nasen, breme, quindi niente, un bellissimo salmerino, una trota. Due trote, quindi va bene, dai. È andata più che bene, domani naturalmente cerchiamo di rifarci.